così come contemplava l'internirifica, dicendo che la Chiesa, spinta dalla necessità, ma anche dal desiderio di diffondere il messaggio evangelico, si serva anche degli strumenti della comunicazione sociale, oggi per eccellenza i mass media, televisione, radio, i giornali. Ecco perché si parla di giornalismo, ecco perché si parla di messaggio, opinioni e chiesa. Intorno al dibattito la stampa cattolica italiana, a 25 anni dalla intermirifica, e quindi per fare un bilancio, per tracciare le sue prospettive, sono intervenuti a Teramo alcuni personaggi della stampa cattolica, tra i quali spicca la presenza del direttore di Famiglia Cristiana, Leonardo Zeta, che oltre a parlare su questo argomento della stampa cattolica 25 anni dalla intermirifica, ha potuto anche ritracciare senz'altro la figura del suo predecessore di cui oggi si parla, Don Giuseppe Zilli. Chi era Don Giuseppe Zilli? Beh, per me era un amico. Se si pensa che abbiamo praticamente lavorato insieme dal 1954 fino al giorno della sua morte, fino al 1980, con una breve parentesi di 6 anni in cui io sono stato all'estero e lui è rimasto in Italia. Quindi un amico e poi anche un maestro e poi anche colui che mi ha lasciato purtroppo traumaticamente in eredità il giornale. Quindi, poi nel campo, penso, del giornalismo italiano, non soltanto cattolico, ritengo che sia una delle due o tre figure più importanti del nostro secolo. Basti pensare che prese questo settimanale a 200.000 copie e 20 paginette e lo lasciò a 1.500.000 di copie e 164 pagine a 4 colori. Qual è il segreto allora di questo suo successo? Qual è la linea che lui ha inteso dare al suo giornale e che forse probabilmente lei sta seguendo? Direi questa proprio in estrema sintesi, senza tradire l'ispirazione originaria e l'identità che è collegata al pensiero cristiano, voler fare, credere che si potesse fare e in realtà avere anche fatto un vero e proprio giornale, cioè professionalmente valido, come in qualsiasi altro giornale. Ci sono delle difficoltà a fare un vero giornale, partendo quindi da un'ottica che comunque è rivelata e chiara. Ecco, ci sono problemi in questo senso. Non dovrebbero essercene, purtroppo molti pensano che ce ne siano. Non ce ne sono se si immagina come dovrebbe essere il cristianesimo incarnato nella storia degli uomini di tutti i giorni. Ce ne sono se lo si immagina come qualcosa che si sovrappone dal di fuori, quasi in maniera così artificiosa, artificiale. Cioè, se il cristianesimo è vita della vita di un popolo, di una nazione, di un paese, perché dovrebbe essere difficile scrivere ogni giorno della vita di questa gente? Però la vostra rivista, Famiglia Cristiana, è in linea con alcune sue convinzioni morali, manipola in un altro modo alcune caratteristiche tipiche dei giornali di oggi, come per esempio la pubblicità. Dunque, noi non manipoliamo nulla, noi accettiamo anche in questo di vivere persino le contraddizioni, se così si vogliono chiamare, del nostro tempo. Oggi, se si vuol fare un giornale come gli altri, intento nella sua strumentalità, nella sua tecnicità, non si può fare a meno dell'apporto pubblicitario e non si può fingere di ignorare che viviamo in questo paese, in questo secolo, con queste... Vuol dire per manipolare che la scegliete, a scegliere un certo tipo di pubblicità, forse più morale. Abbiamo alcuni criteri per cui ci è consentito al direttore, credo come in qualsiasi altra testata, di rifiutare ciò che ritiene non essere coerente con la linea del giornale stesso. Questo è un mio diritto. Io posso rifiutare qualsiasi pubblicità senza dare spiegazioni a nessuno. Quindi è un diritto contrattualmente codificato. E per finire, oggi si parla tanto del fatto che la Chiesa a questi mezzi di comunicazione si è rivolta non soltanto per diffondere
il ministero ecclesiale, il messaggio evangelico, ma anche per farsi un po' di pubblicità, diciamo così, con gli spot e con l'appalto steso a diverse agenzie. Lei che cosa ne pensa personalmente? Sono contento, perché prima qualcuno storceva il naso accusandoci appunto di far uso della pubblicità. Oggi si sono accorti anche loro che è necessario ricorrere a questi mezzi per farsi, per comunicare. La pubblicità è anche un mezzo di comunicazione, l'ha capito persino il resto, amen. Ha fatto pronunciando il suo sì, che ha salvato, ha contribuito a salvare il mondo. Grazie.